Gerbaudo, che cosa vi siete detti tra il primo e il secondo tempo? Il mister ha sottolineato come la squadra sia entrata qualche minuto prima degli avversari in campo proprio per dare un segnale. C'è stata una scossa particolare. Sì, nel senso che ovviamente abbiamo corretto i primi errori tattici. Il mister ci ha dato qualche indicazione, ha cambiato modulo perché ci ha messi 4-2-4, insomma abbiamo ripreso un po' come gli ultimi 2-3 minuti del primo tempo. E poi però sì, ci ha detto ragazzi, andiamo in campo che la riprendiamo. E siamo stati bravi a crederci perché fondamentalmente è quello, se non ci crediamo noi. Da solo il mister non può fare nulla, ce l'ha sempre detto e noi lo stiamo mettendo in pratica perché anche a Pisa ci abbiamo sempre abbiamo fatto il possibile e contro la Gian Erminio un gol subito l'abbiamo ripresa, oggi tre gol subiti l'abbiamo ripresa e siamo usciti prima proprio per dare dimostrazione a noi stessi, Pistoiese e tifosi Cuneo, che c'era voglia di riprenderla e di ribaltare il risultato. Come vi spiegate invece quei 20 minuti, mezz'ora, insomma, un po' di blackout costati abbastanza caro? Sono inspiegabili fondamentalmente perché la partita l'abbiamo preparata bene in settimana come tutte le altre e non siamo riusciti a trovare subito le distanze, le misure. Ora devo rivedere i gol, devo rivedere le situazioni, quindi potrei dire castronerie, però comunque i gol sono venuti da fondamentalmente errori nostri. Sicuramente si possono migliorare, si possono correggere e si possono evitare di fare, piano piano.